Oggi siamo sull'Appennino tosco-emiliano, più precisamente al passo dell'Agastrello, che voi mi chiederete dove si trova, non lo so nemmeno io. Praticamente è la prima volta che siamo sull'Appennino, non abbiamo mai fatto un'escursione sull'Appennino e pensavo che oggi vi faccio vedere un po' come gestisco queste situazioni in cui mi trovo in posti che non conosco, non sono mai stato, non ho idea di che sentieri ci siano, se ci sono rifugi, che giri si possano fare e vi faccio vedere come gestisco questi casi. Soprattutto vi faccio vedere l'applicazione che mi viene in mio soccorso. In questi casi mi torna super utile un'applicazione, vi faccio vedere, io utilizzo Komoot. Come sapete, Komoot è un'applicazione per la sentieristica, ma non solo, perché ha anche un ottimo archivio di un sacco di escursioni. Vi faccio vedere, noi come dicevo siamo sull'Appennino tosco-emiliano, ma non ho idea di che escursioni ci siano in giro, quindi vado sulla parte di percorsi di Komoot e già posso vedere che diversi percorsi mi propone l'applicazione. Io però diciamo che sono percorsi anche abbastanza semplici, sto vedendo, 500 metri di dislivello, non vogliamo qualcosa di più, quindi posso andare sui filtri, andiamo a filtrarlo. Magari per dislivello, innanzitutto, li mettiamo almeno 900 metri di dislivello. Distanza ci va bene tutto, difficoltà anche, superfici non abbiamo grosse pretese. Unica cosa, vogliamo fare un giro ad anello. Ecco che ci propone due tour da questa parte. Un tour verso il passo di Pietra Tagliata e uno verso il Monte Sillara. Allora, diciamo che oggi forse andiamo verso Pietra Tagliata, che se non ricordo male è quello che anche passa dal rifugio Sarzana. Noi scendendo, esatto, possiamo vedere benissimo tutti i waypoint del percorso di chi l'ha salvato. Rifugio piccolo, passo di Pietra Tagliata, diga del lago Paduli, che è dove abbiamo parcheggiato. Quindi sì, cosa molto utile in questo caso, noi possiamo vedere precisamente anche tutto il dislivello. Devo dire che oggi non sarà sicuramente un'escursione troppo difficile, però abbastanza lunga. Tutto ottimo, se abbiamo campo, cosa che in questo momento non è che ne abbiamo tantissimo, ci dà anche le previsioni meteo. No, dai, le aggiornate, quindi abbiamo anche le previsioni meteo, quindi possiamo partire. Adesso io da qua sotto faccio avvia la navigazione, posso scegliere se dal telefono o dal mio orologio Garmin, perché lui comunque è un'applicazione che viene supportata sia da Garmin ma anche da altri orologi, e dico dal telefono in questo caso. Come vedete, lui è già partito e non dovrò fare altro che seguire la freccia proprio come se fosse un navigatore. Noi nel frattempo siamo arrivati al rifugio Città di Sarzana e vi voglio parlare di una caratteristica che ho apprezzato tantissimo di Komoot sul sentiero che abbiamo percorso. Abbiamo affrontato un bosco che aveva un sacco di sentierini che si perdevano a destra e a sinistra, ma grazie alla funzionalità di Komoot di poter seguire direttamente la traccia che ha messo quella persona su Komoot, io sapevo benissimo dove mi trovavo, dove andare. Anche perché vi ricordo che il GPS sul telefono funziona benissimo anche senza connettività a internet, quindi io potevo benissimo capire quando girare a destra, quando girare a sinistra, dove andare, anche se non avevo copertura internet. È veramente utile, soprattutto se non si conosce la zona, esempio io l'Appennino non lo conosco per nulla e mi ha aiutato veramente tanto a non perdermi in questo bosco fitto. Ma adesso continuiamo perché mi sa che tra poco arriviamo anche in cresta. Abbiamo avuto un bel cambio di programma perché praticamente il cielo ha iniziato a scurirsi e tra una mezz'oretta dovrebbe piovere. Quindi Komoot in questo caso è venuto super in aiuto perché abbiamo deciso innanzitutto di fare il percorso ad anello inverso rispetto a quanto indicato sulla traccia. Ed è stato semplicissimo perché bastava premere su inverti il percorso e la traccia si è invertita in mezzo secondo. E poi soprattutto ho dovuto cercare un posto dove mangiare con un tetto sopra la testa per evitare l'acqua. E anche qua Komoot è stata veramente utile perché mi è bastato semplicemente cercare qualcosa attorno alla traccia dove eravamo. Ho trovato un bivacco e utilizzando la funzione di inserire un waypoint all'interno della traccia, ecco che in questo momento ci stiamo dirigendo proprio lì. Il navigatore mi sta portando proprio verso il bivacco, così possiamo mangiare con un tetto sopra la testa. Nel pomeriggio poi, salendo di quota, è stato sempre più difficile individuare il sentiero per via delle nuvole basse. Utilizzando però l'applicazione di Komoot, grazie alla sua localizzazione in GPS, è stato veramente semplice individuare il sentiero e poter arrivare in cima al monte, riuscendoci a godere anche questo panorama.
Dunque siamo tornati al rifugio Sarzana dopo aver fatto creste, ghiaioni, di tutto e di più. E prima di tornare a macchina voglio anche farvi vedere la schermata di Komoot, cosa vediamo quando andiamo in navigazione. Oltre alla mappa che vi ho già fatto vedere prima, che vi assicuro oggi mi è trovata veramente utile perché non sono abituato sull'Appennino, troviamo anche un sacco di informazioni come la velocità attuale, velocità media, quanti chilometri abbiamo già percorso e quanti dobbiamo ancora percorrerne in base al giro che abbiamo preventivato. Quanti chilometri ci mancano anche rispetto al waypoint successivo che abbiamo impostato sul nostro percorso. Per quanto riguarda anche l'orario, ci dice quanto abbiamo camminato e quanto in teoria ci manca da camminare. Ma il mio preferito rimane quello dell'altimetria, perché veramente ci può aiutare tantissimo a capire quanto ancora dobbiamo salire e scendere e se magari è il momento di aumentare il ritmo, diminuire il ritmo e via dicendo. Infine abbiamo anche un po' di informazioni su UV, temperatura, meteo e via dicendo. Diciamo che è sicuramente una schermata molto completa che ci dà un sacco di informazioni, ma non solo, perché poi nella parte inferiore abbiamo anche la possibilità di dargli dei comandi, per esempio quello di pianificare un nuovo tour, di riportarci all'inizio dell'escursione e via dicendo, e tanti altri, oppure di fermare appunto l'escursione. Ecco che utilizzarlo davvero come navigatore GPS per andare in giro ci dà delle informazioni, secondo me anche molto interessanti per capire dove stiamo andando e quanto stiamo andando. Ed eccoci qua, escursione finita, vi faccio vedere adesso cosa succede con Komoot. Io andrò naturalmente a stoppare la mia registrazione e Komoot mi andrà a dare tutti i dati sulla mia escursione, quindi orario, quanto ci ho messo, dislivello e via dicendo. Ma non solo, perché come dicevo all'inizio, Komoot è una community, ovvero io adesso andrò a salvare questa mia escursione e a pubblicarla sul mio account Komoot, di cui, se volete vederla, trovate il link in descrizione, in modo tale che se anche voi un domani doveste trovarvi qua sull'Appennino Tosco Emiliano, potrete benissimo prendere la mia escursione e seguirla proprio come ho fatto io. Così avrete un'escursione da me personalmente provata da seguire. Adesso però ci vediamo domani, perché con l'escursione domani voglio far vedere anche qual è il metodo mio personale preferito col quale pianifico le escursioni su Komoot. Perché se oggi abbiamo seguito un'escursione di qualcun altro, domani la faremo noi. Il metodo che però personalmente più amo quando devo esplorare il posto è quello di andare a pianificare un'escursione da solo inventandomela. Ad esempio, come vi dicevo, oggi siamo sull'Appennino e tantissimi mi avete consigliato di andare sul monte Sillara con gli omonimi laghi. Io non ho la più pallida idea di dove si trovino, però andiamo a pianificare insieme, in questo caso da computer, un'escursione che passi proprio da questo punto. Come vi dicevo, noi vogliamo andare sul monte Sillara. Innanzitutto decidiamo anche da dove partire. E penso che noi partiremo proprio dal rifugio Prato Spilla, quindi iniziamo l'escursione qua. Come dicevamo, Monte Prato Spilla che è da queste parti, quindi dato che Komoot ci dà tutte le indicazioni di dove ci troviamo, eccolo qua, Monte Sillara. Quindi lo impostiamo come nostra navigazione, però non mi piace questo giro perché noi volevamo passare dai laghi del Sillara, quindi lo includiamo nel tour. E lui già di suo va a cambiarci la traccia, andando a metterci una traccia diversa. Adesso noi andiamo a mettere sia andata che ritorno, così lui ci calcola anche il ritorno, però per il ritorno volevamo cambiare un po', andare sul Monte Bocco, così facciamo tutta la cresta. Una cosa poi che mi piace tantissimo di Komoot è che possiamo anche cambiare il sentiero che lui va a scegliere. Per esempio in questo tratto qua lui torna giù a rifare lo stesso sentiero, però magari possiamo prenderlo e spostarlo in modo tale da andare a fare quest'altro. Volendo poi possiamo benissimo cambiare i sentieri senza nessun problema, in modo tale da passare per altri punti. Così noi ci siamo andati a creare la nostra gita. Sappiamo dove dobbiamo passare, sappiamo tutta l'altimetria, vabbè, non sarà un giro sicuramente difficile. A questo punto lo possiamo salvare. Salviamo il nostro giro, magari lo chiamiamo al Monte Sillara, Sillara da Rifugio Prato Spilla, e lo abbiamo sul nostro Komoot in modo tale che poi lo possiamo prendere dal nostro telefono. Io adesso lo metto anche visibile a tutti in modo tale che così potrete vederlo anche voi se vorrete rifare l'escursione. Dunque ecco fatto, abbiamo pianificato la nostra escursione, sappiamo il nostro itinerario, ora possiamo partire seguendo la nostra traccia. Ed eccoci pronti a partire, qui alle mie spalle il rifugio Prato Spilla, io ora prendo il mio telefono, vado sull'applicazione di Komoot, vado nello specifico sul mio profilo sotto i pianificati che abbiamo pianificato ieri, giro al Monte Sillara, eccolo qua. Dunque adesso non mi basta fare altro che avviare anche in questo caso la navigazione, sempre da telefono,
e così siamo pronti a partire anche per questa escursione. In una giornata come oggi comunque mi sta trovando veramente super utile. Siamo in mezzo a un bosco veramente fitto e praticamente io non siamo abituati. Noi che di solito camminiamo sulle Alpi non abbiamo questi boschi, comunque se sono boschi sono di abeti, quindi molto meno fitti. E vi assicuro che avere una traccia GPS da seguire con un GPS che indica dove va il sentiero mi sta aiutando tantissimo, perché sarà proprio che non siamo abituati, ma sto facendo veramente fatica a orientarmi in mezzo a tutti questi alberi. Per fortuna però, grazie alla traccia, non è un problema continuare. Cima del Monte Sillara, devo dire veramente panorami super belli, sono sulle Alpi, certi panorami proprio non li abbiamo. Devo dire che Komoot quando si arriva in cima è sempre comodo perché ci dà modo di poter capire quanto dislivello abbiamo fatto e soprattutto quanto ce ne manca. Sapere quanto dislivello ci manca ci può aiutare tantissimo nel gestire le forze, gestire le energie, capire anche se stiamo andando veloce, piano, se è meglio accorciare o possiamo allungare l'escursione. Sapere in tempo reale dove siamo, il dislivello e quanto ancora ci manca da fare ci può aiutare davvero tantissimo in termini di sicurezza per essere sicuri di poter tornare a casa senza avere problemi. Infine eccoci tornati a Prato Spilla, escursione finita, grazie mille a Komoot perché davvero non è stato semplice in alcuni casi potersi orientare, però almeno siamo tornati al rifugio senza nessun problema. Ma adesso andiamo in studio che tiriamo le conclusioni su questa applicazione. Dunque arriviamo alle conclusioni per capire anche quanto costa l'abbonamento a Komoot, perché esiste sia una versione gratuita che una versione a pagamento. La versione gratuita è quella che probabilmente possiamo utilizzare tutti noi e dà la funzione di poter scoprire i nostri itinerari e anche andare a crearli da zero, come abbiamo visto nel caso del Monte Sillara. Ecco che in questo caso già ci aiuta un sacco, perché poter andare sia a scoprire gli itinerari sia a crearli da zero, veramente possiamo utilizzare Komoot per scoprire un sacco di territori in tutta Italia. Da qui in poi però si iniziano a presentare i pacchetti da abbonamento. E devo dire che qua Komoot secondo me ha un'opzione di pacchetti di abbonamento veramente molto interessante, perché per avere le funzioni che abbiamo visto di poter seguire la traccia, avere le informazioni in diretta, il turn by turn voice, le mappe offline eccetera, ci sono diversi piani di abbonamento. Noi possiamo scegliere quali mappe offline comprare in base alla grandezza della mappa. Per intenderci, se magari vogliamo solo una provincia italiana, vogliamo tutta Italia oppure vogliamo le mappe del mondo. Questa funzione secondo me è veramente ottima, perché non dobbiamo per forza andare ad acquistare la versione premium magari con delle caratteristiche che non ci interessano, e non dobbiamo magari neanche acquistare le mappe di tutto il mondo se poi noi camminiamo sempre nella nostra provincia. Quindi ecco che in base alla grandezza della mappa che vogliamo acquistare possono cambiare i prezzi, che variano dai 4 euro ai 9 ai 30 euro delle mappe di tutto il mondo. Innanzitutto è un prezzo unico, quindi una volta che voi avrete acquistato la mappa della vostra provincia di tutto il mondo avete pagato quella cifra e non dovete più pensarci, non è un abbonamento. Quindi anche da questo punto di vista diciamo che pagando 30 euro avete le mappe di tutto il mondo sempre aggiornate, quindi non avrete neanche i problemi di non avere dei sentieri aggiornati o che le mappe diventino vecchie, e soprattutto con 30 euro appunto avete le mappe di tutto il mondo. Con 9 euro avete le mappe magari di una regione, cioè 9 euro rispetto a quelle che possono essere magari delle cartine cartacee, che per fare le mappe altro che 9 euro, ce ne si spende 10-20 volte di più, è sicuramente dal punto di vista economico molto più vantaggioso. E poi naturalmente esiste anche la versione premium che ha tutte quelle funzioni che alcune abbiamo visto anche nel video. Ad esempio abbiamo le mappe 3D, il live tracking, il multi-day planner, sono sicuramente però delle funzioni che magari non utilizzano tutti, utilizzano degli escursionisti che vanno in montagna molto spesso, degli escursionisti che praticamente vivono quasi in montagna. Io personalmente quando ho iniziato a utilizzare Komoot ho sempre utilizzato la versione gratuita. Mi ero però comprato le mappe di tutto il mondo. Avevo deciso, avevo detto, vabbè, spendo 30 euro ma ho le mappe offline di tutto il mondo. E così sono andato avanti per tantissimi anni. Finché poi l'anno scorso, visto che lo utilizzavo spessissimo, non ho deciso di fare l'upgrade alla versione premium. Ma già veramente avere la versione gratuita
con le mappe dell'Italia o del mondo, quindi spendere una cifra una volta nella vita e poi le sia sempre, ecco che secondo me è davvero come funzione di Komoot è super intelligente e dal punto di vista economico anche super vantaggioso. E detto ciò ragazzi, questa è la mia esperienza con Komoot, che veramente è un'applicazione che utilizzo tutti i giorni per potermi orientare in montagna. Fatemi sapere voi se la utilizzate, come vi trovate, vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è anche il mio link al mio profilo se volete scoprire qualche escursione diversa. E detto ciò, la speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!